Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e oggi nuovo video. Vi ricordo che se avete piacere potete anche seguirmi su Instagram, non detto questo, andiamoci dentro col video. Oggi per la vostra gioia o meglio per la gioia di alcuni... Sono qui per parlarvi di un caso italiano. Oggi parliamo dei fidanzatini di Lecce. Penso che molti di voi conoscano questo caso perché non è un caso affatto datato, è alquanto recente. Ma soprattutto me l'avete chiesto almeno in 25 sul Google Docs, quindi immagino che ad alcuni di voi possa interessare. Detto questo, come al solito, andiamo con ordine. Ci troviamo a Lecce, una città della Puglia nota per gli edifici in stile barocco. I protagonisti della nostra storia sono due. Lui è Daniele De Santis, ha 33 anni ed è originario di Lecce. Per anni ha fatto l'arbitro durante le partite di calcio. Inizialmente era solo un hobby il suo. Poi però ha capito che avrebbe voluto farlo diventare un lavoro e dopo diverso tempo è in effetti riuscito nel suo intento. Daniele ha già arbitrato 130 partite, principalmente di Serie C, e davanti a sé ha un futuro brillante. Questo ragazzo, oltre a fare l'arbitro, gestisce anche diversi appartamenti e un bed and breakfast. Eleonora Manta ha 30 anni ed è originaria di Seclì, in provincia di Lecce. Si laurea in giurisprudenza e successivamente fa alcuni lavoretti saltuari fino a quando riesce a vincere un concorso pubblico come impiegata all'Inps di Brindisi. Daniele ed Eleonora sono molto felici, sono una coppia affiatata, vanno molto d'accordo, fanno tutto insieme e cercano di passare il più tempo possibile insieme. Daniele ed Eleonora, insomma, formano una di quelle coppie che pochi hanno il piacere di vedere, o meglio, di conoscere. Un amore come il loro probabilmente alcuni non sono mai riusciti a provarlo nella vita. Credo proprio che si siano trovati. Non credo troppo nell'anima gemella, anche perché le persone con gli anni e con le esperienze cambiano. Ma Daniele ed Eleonora vengono descritti da tutti come una coppia fantastica e molto, molto affiatata. Insomma, si amano davvero tanto. Decidono di andare a convivere nell'appartamento di Daniele in via Montello, al Civico 2, a Lecce. Quell'appartamento è di proprietà del padre di Daniele e in realtà è organizzato come un bed and breakfast, quindi affitta stanze per altri studenti. Il punto è che siamo in piena pandemia, quindi ovviamente quel bed and breakfast è totalmente vuoto, di conseguenza Daniele decide di utilizzare questo appartamento per andare a convivere insieme ad Eleonora. L'appartamento è in un condominio tranquillo abitato da ex membri dell'aeronautica militare, per lo più anziani. È vicino alla stazione ferroviaria di Lecce. È la sera di lunedì 21 settembre 2020. Eleonora posta delle foto su Facebook della nuova casa. È felice perché quel giorno ha montato un nuovo armadio con Daniele. Passa qualche ora ed ecco che arriva il momento di cenare. A questo punto Eleonora e Daniele non sono più soli in casa. Alle 20.30 si sentono delle urla dall'appartamento di quella bella coppietta. Si sentono rumori di vetri infranti sul pavimento, di mobili che cadono e... Ahimè, i vicini, nonostante tutto questo gran baccano, non si allarmano immediatamente. In quanto è in quella zona, a quanto pare, non è una novità sentire trambusto: spesso la via è frequentata da ubriachi che urlano a tutto spiano. Nonostante ciò, alle 20.45 arriva la prima telefonata ai carabinieri: una vicina dice che sta sentendo delle grida allucinanti. Alle 20.46 un altro vicino chiama dicendo: Una donna urla e chiede aiuto. Alle 20.48 un altro vicino si fa sentire dicendo, urlano, la situazione è grave. Alle 20.51 arriva un'altra chiamata al 113 e una donna dice, c'è una persona casciata qui che urla, ci ha ammazzati, ci ha ammazzati. Alle ore 20.54 arriva l'ultima chiamata, un uomo dice, ho visto l'assassino, sta scappando, ha un coltello in mano. Il teatro dell'omicidio non è l'appartamento dei due fidanzatini, ma il vano delle scale, quindi... Ci sono degli abitanti del condominio che, ahimè, aprono la porta di casa e vedono due corpi esanimi. Sono i corpi di Eleonora e Daniele. Poco prima, però, è successo qualcosa. Perché un vicino di casa abbastanza scaltro si era messo vicino alla porta ad ascoltare, sentendo chiaramente Eleonora urlare: Andrea, no, ti prego, basta! Ebbene, quel vicino di casa diventerà il super testimone. A questo punto c'è un'ennesima problematica, se così vogliamo chiamarla. Questo super testimone che ha sentito urlare il nome di Andrea si chiama nello stesso modo. Fortunatamente anche altri testimoni nel palazzo hanno sentito Eleonora pronunciare le stesse identiche parole ed è cristallino per tutti che questo Andrea sia l'assalitore. Il testimone a questo punto apre leggermente la porta e riesce a vedere un uomo allontanarsi dalla scena del delitto. È vestito di nero, indossa dei guanti di pelle, ha un passamontagna calato sul volto e porta sulle spalle uno zainetto di colore giallo. Gli inquirenti, allertati dagli abitanti del palazzo, si trovano davanti ad una scena del crimine tremenda e devono tentare di ricostruire l'accaduto perché in quel palazzo avevano sentito tutti, ma nessuno aveva assistito all'omicidio. Per l'esattezza, Eleonora viene trovata al secondo piano. Sul ballatoio del condominio. Ecco perché i vicini di casa sono riusciti a sentirla, ecco perché si sono così tanto allarmati a un certo punto. Mentre invece il corpo di Daniele è sulla rampa di scale che dal primo piano porta al secondo piano. In tutto sono state sferrate 60 coltellate e sia chiaro, molte di queste erano inutili al fine di uccidere qualcuno. Ciò vuol dire che questo delitto è sfociato nell'overkill. L'assassino quindi ha continuato a colpire i corpi delle vittime anche dopo il decesso, soprattutto quello di Daniele. Le ferite peggiori sono state inferte post mortem al viso. Un altro fatto in questo caso è chiaro e limpido. Eleonora conosceva il suo assassino, se no non avrebbe potuto pronunciare il suo nome. La testimonianza degli inquilini conferma la prima tesi degli inquirenti, ossia quella di un delitto passionale mosso. Forse dalla gelosia. Quando gli investigatori entrano nell'appartamento di via Montello al Civico 2, trovano i resti della cena dei due ragazzi, a tavola. La cucina, ovviamente, è in disordine, ci sono piatti rovesciati e rotti. Capiscono dunque che l'omicidio è avvenuto fuori dall'appartamento perché le due vittime probabilmente hanno tentato di fuggire e ci sono pure riuscite. Dopodiché notano qualcosa di molto importante. Non ci sono segni di scasso né di furto, quindi l'assassino o è riuscito ad entrare da solo oppure la coppia gli ha aperto la porta. Non trovano l'arma del delitto, ma capiscono perfettamente dalle ferite presenti sulle vittime che l'arma del delitto è un coltello. Sulla scena del crimine giungono ben presto il capo della Procura della Repubblica di Lecce, Leonardo Leone De Castris. Il sostituto procuratore Maria Consolata Moschettini è il medico legale che esegue un primo esame esterno dei cadaveri di cui è stato poi disposto il trasferimento nella camera mortuaria dell'ospedale Vito Fazzi di Lecce. Secondo l'autopsia, Daniele è morto per insufficienza cardiaco-respiratoria acuta dall'acerazione di cuore, polmone, milza e intestino. Mentre Eleonora Manta è deceduta per insufficienza cardiorespiratoria acuta dall'acerazione di... Polmone sinistro, fegato, stomaco e intestino. Gli investigatori a questo punto verificano se sono presenti delle telecamere di videosorveglianza nella zona che potrebbero aver ripreso immagini utili alle indagini. L'assassino si sarebbe presentato sul posto a volto coperto, particolare che fa pensare ad un gesto premeditato. Inizialmente pensano, come già vi ho detto in precedenza, che l'assassino o era salito in casa perché era in possesso delle chiavi oppure si era fatto aprire la porta. La lite tra i tre ragazzi inizia in cucina e il primo ad essere colpito alla schiena è Daniele. Poi ovviamente si verifica una specie di inseguimento all'interno dell'appartamento. Daniele ovviamente non rimane lì fermo a farsi accoltellare così come Eleonora. Entrambi i ragazzi iniziano a correre per l'appartamento col fine di fuggire dall'assassino. Finalmente riescono a raggiungere l'entrata dell'appartamento. Aprono la porta, si buttano sul pianerottolo, ma ahimè purtroppo non riescono a scappare in tempo. Sono entrambi gravemente feriti e la prima a morire ahimè è Eleonora. Mentre Daniele cerca di scappare e di uscire dall'edificio, ma viene bloccato alla base delle scale e colpito a morte. Inizialmente il grande punto di domanda di questo caso è... Qual è il movente? Perché una coppia così normale, tranquilla, è stata uccisa così brutalmente? Gli inquirenti a questo punto si concentrano sull'attività di Daniele, come già vi ho detto, arbitra le partite della Serie C. Presumono ci fosse un regolamento di conti nei confronti dell'arbitro per non aver rispettato qualche patto corrotto. Andando ad indagare meglio però si rendono conto che quella pista non li porta da nessuna parte e quindi ben presto la accantonano. Resta comunque un punto fondamentale la violenza con la quale sono stati colpiti i ragazzi è davvero assurda. Quindi gli inquirenti pensano seriamente alla pista passionale vanno di conseguenza alla ricerca di determinati indizi e partono ovviamente dall'inizio non affrettano i tempi. Infatti i vari testimoni, quindi vicini di casa, hanno sentito chiaramente Eleonora urlare il nome di Andrea. Gli inquirenti quindi cercano un ragazzo o un uomo di nome Andrea che avesse avuto contatti con la coppia o che addirittura conoscesse la coppia. E qui si presenta il primo grande problema. Nessuno dei parenti o degli amici riesce a ricollegare un tale di nome Andrea ad Eleonora e Daniele. Neanche dalle analisi dei telefoni di Daniele ed Eleonora gli inquirenti riescono ad individuare questo Andrea. E a questo punto gli inquirenti iniziano ad ipotizzare che Eleonora, urlando il nome Andrea, stesse cercando aiuto, visto che per l'appunto un vicino di casa si chiama esattamente così, ossia il super testimone. Viene tenuto d'occhio anche lui a dirla tutta. Fortunatamente queste indagini vengono condotte davvero bene e la polizia non lascia nulla al caso. Ma ben presto si rendono conto che il super testimonio, sia il vicino di casa di Daniele ed Eleonora, non c'entra nulla con il duplice omicidio. Eleonora, peraltro, per quanto mi riguarda, era impossibile che stesse chiedendo aiuto. La ragazza aveva ripetuto: Andrea, no, Andrea, mi stai ammazzando, fermati! Ecco, a me queste frasi sembrano tutto fuorché una richiesta d'aiuto. E quindi che succede? Succede che inizia un vero e proprio delirio. Tutti cercano questo fantomatico Andrea, ma concorderete con me che di Andrea ce ne sono tanti. È un nome abbastanza comune, non è un nome come Ermenegildo, insomma. E infatti ecco che, tanto per cambiare, i giornali fanno un bel patatrack. Il Corriere, La Stampa, Repubblica decidono a caso di raccontare una fake news enorme e per di più senza senso, andando probabilmente a rovinare la vita di un ragazzo. Ma ora vi spiego meglio perché qui c'è da incazzarsi. In questi articoli, queste testate giornalistiche scrivono che hanno individuato un ex fidanzato di Eleonora di 37 anni residente a Daradeo, sempre in provincia di Lecce e proprietario di un'edicola. Quindi cosa hanno scritto queste grandiose testate giornalistiche? Beh, oddio, niente di che in realtà, dai. Hanno solo scritto che questo Andrea fosse stato portato in procura per essere indagato per l'omicidio di Eleonora e Daniele, in quanto invidioso della loro felicità. Grazie a Dio, questo uomo di nome Andrea successivamente ha l'opportunità di rilasciare un'intervista dicendo che... Nessuno l'ha chiamato, non è mai andato in procura e infine, ciliegina sulla torta aggiunge esattamente queste parole. A me dispiace molto, ma questa Eleonora, io non so neanche chi sia, non sono il suo ex ragazzo, cioè non l'ho mai vista in vita mia. Quindi questo Andrea ha vissuto, ve lo assicuro, come minimo qualche giorno d'inferno. La gente credeva fosse lui l'assassino e questo ragazzo aveva, ora non so se ce l'ha tuttora, un'edicola da mandare avanti. Ha perso clienti, la gente sputtava per terra quando passava? Niente, non posso farci niente. A me queste situazioni fanno davvero ribrezzo perché quando i media soprattutto decidono che sei colpevole, resti in qualche modo marchiato. Soprattutto se poi, subito dopo i media, è l'opinione pubblica a decidere la tua colpevolezza. E allora ecco che il tuo amico, quello che magari conosci da una vita, quando ti vede inizia a cambiare strada. Se hai una relazione potenzialmente potrebbe essere distrutta a causa di un'accusa del genere. Molte persone potrebbero per l'appunto smettere di frequentare la tua attività se pensano che tu sia un dannato omicida in grado di sferrare 60 coltellate in tutto su due ragazze di 30 anni. Davvero non capisco ancora con quale faccia le testate giornalistiche vadano a diffamare così un povero Cristo a caso. La gente vuole la notizia. Va benissimo, faccio questo genere di video e posso capire che la gente voglia sapere tutto e subito. Lo so che molti, se non sanno, iniziano ad ipotizzare e dopo un po' prendono le loro ipotesi per verità assoluta. Ma se poi ci si mettono anche delle testate giornalistiche di una certa rilevanza, che comunque una fetta di popolazione ancora legge, mi dispiace, mi dispiace, ma qui non ci siamo proprio per quanto mi riguarda. Tu... Testata giornalistica, aspetti che vengano fatte le dannate indagini e fai degli articoli reali. Non pubblichi delle fake news diffamando un ragazzo per poi dire 10 articoli dopo. Ah già, quasi dimenticavamo! Avete presente que quell'Andrea? Sì, quello dell'edicola? Ecco, scusate, ci eravamo sbagliati su di lui, non c'entra niente! No, no! Se pubblichi degli articoli pregni di fake news e lo fai sulla Pelle degli altri per di più in una situazione così delicata come un duplice omicidio, non solo elimini l'articolo definitivamente, ma ne fai uno solo ed esclusivamente per scusarti con quel povero Cristo che hai diffamato senza alcuna motivazione, se non per fare click o vendere copie cartacee. Che schifo! Che schifo! Ma ora torniamo ad Andrea, ossia il super testimone. Ebbene, lui l'assassino, come già vi ho detto, l'ha intravisto e descrive il suo vestiario come molto aderente. Era completamente vestito di nero e aveva il cappuccio calato sul viso. A questo punto, gli inquirenti teorizzano che l'assassino fosse vestito da sub. E forse anche l'arma del delitto era riconducibile al suo vestiario. Forse. Per uccidere Eleonora e Daniele aveva usato un coltello da sub. C'è una cosa però che a mio avviso questo assassino sbaglia di grosso: perché è vero, era vestito tutto di nero, aveva i guanti in pelle nera per non lasciare impronte digitali. Peccato che avesse sulle spalle uno zaino giallo, non blu, verde scuro o comunque un colore scuro poco riconoscibile, ma Giallo. Dovete sapere che, l'intorno alla zona del palazzo, sono presenti delle telecamere di videosorveglianza e l'assassino ne è a conoscenza. Questo è un omicidio premeditato. Infatti, quando fugge dalla casa delle vittime, fa un percorso alternativo proprio per evitare le telecamere di sorveglianza. Anche se, ad un certo punto, viene ripreso comunque, ma ne è consapevole. Infatti, nelle riprese, ha il cappuccio calato in faccia col fine di. Non farsi riconoscere, ma grazie a quelle riprese finalmente gli inquirenti riescono più o meno a capire come fosse vestito. Aveva addosso una tuta da motociclista, aveva il cappuccio della tuta tirato su per non farsi vedere il viso e infine aveva infilato in testa delle calze di nylon bucate sulla parte degli occhi e della bocca. Quindi quando l'assassino era entrato in casa Daniele aveva cercato di togliergli la calzamaglia dalla faccia, ecco perché era stato colpito per primo. E gli inquirenti a questo punto sanno che il delitto è stato premeditato ed è stato eseguito con estrema efferratezza. Purtroppo non riescono ad identificare il ragazzo solo tramite quei video di sorveglianza, sanno che lui è l'assassino ma non riescono proprio a riconoscerlo. Riescono a capire che è un maschio alto presso poco 1,80m, ma soprattutto sanno che dopo aver commesso quella mattanza, quel duplice omicidio, camminava per strada come se nulla fosse, tranquillo come un impiegato alle poste che va a fare la pausa pranzo. Nel frattempo gli inquirenti fanno più sopralluoghi sulla scena del crimine e scoprono davvero qualcosa di assurdo. L'assassino, come già vi ho detto, aveva organizzato e premeditato tutto nei minimi dettagli. Aveva studiato che tragitto fare per non essere ripreso dalle telecamere o comunque per essere ripreso il meno possibile, e aveva anche premeditato quanto tempo al massimo sarebbe potuto rimanere in quell'appartamento. Secondo voi, questo piccolo genio del crimine che cosa aveva fatto? Beh, ovvio, aveva preso degli appunti, voleva proprio essere precisissimo. E a dirla tutta, leggendo quegli appunti, si evince tranquillamente che ce l'aveva fatta almeno sulla carta. Quegli appunti erano davvero precisi. Peccato che al posto di studiarseli per bene e lasciarli a casa, la sera del duplice omicidio decide di portarseli dietro. E io mi chiedo: Santa madre, ma perché? Come avrebbe potuto consultare i suoi appunti durante quella mattanza? Che avrebbe dovuto fare? Dire a Daniele: Oh, aspetta, che devo controllare in quanto tempo ti devo accoltellare! scusa devo trovare il bigliettino con l'appunto giusto sai eh, dura la vita eh questi appunti peraltro li chiama cronoprogramma dei lavori io non so esattamente quale fosse la sua intenzione con questi appunti però ecco ripeto diciamo che era meglio se li lasciava a casa e perché vi sto dicendo questo perché l'assassino ha lasciato gli appunti sulla scena del crimine ha lasciato il suo cronoprogramma dei lavori sotto al naso degli inquirenti, ma ora nasce un'altra domanda. Cosa c'era scritto in questo fantomatico cronoprogramma? Ebbene, l'assassino aveva scritto: 10-15 minuti, torture nei confronti di entrambi, 30 minuti effettuare le pulizie, 15 minuti Capillare controllo generale. 5 minuti, lasciare una scritta sul muro. Originariamente questo assassino aveva quindi un altro piano. Voleva entrare in casa, legare Daniele ed Eleonora, quindi torturarli per circa 15 minuti e infine ucciderli. Ma era chiaro che il suo intento era quello di farli soffrire. Dopodiché voleva fare a pezzi i corpi e bollirli nell'acqua in 30 minuti. Poi, mentre l'acqua bolliva, aveva in programma di pulire tutto con la soda caustica. A questo punto, gli inquirenti iniziano ad avere giusto qualche indizietto in più. Hanno i bigliettini, hanno un nome, ossia Andrea, e hanno un video che mostra l'assassino allontanarsi dal luogo del delitto. A questo punto gli inquirenti prendono i cellulari di Daniele ed Eleonora e cercano le loro ultime conversazioni per vedere se effettivamente è presente qualche Andrea con cui hanno avuto dei contatti più o meno recenti e se possono tornare utili. Controllano diverse persone anche che non si chiamano Andrea visto il risultato che aveva dato il primo controllo e in effetti grazie all'analisi di questi cellulari riescono a risalire a diversi sospettati tra cui L'ex coinquilino di Daniele, che non si chiama Andrea, ma Antonio. Così dagli scambi di messaggi tra Daniele e Antonio, memorizzato dal primo come ragazzo infermiere, si riesce a risalire al fatto che quest'ultimo aveva vissuto come affittuario nella casa di Via Montello da ottobre 2019 fino al febbraio 2020. Riescono però a scoprire anche ben altro. Il 6 luglio 2020 Antonio aveva contattato nuovamente Daniele per chiedergli disponibilità a riprendere la stanza, ma il 7 agosto la vittima, ossia Daniele, lo aveva avvisato che dal 1 settembre avrebbe dovuto trovarsi un'altra sistemazione, perché doveva ristrutturare l'appartamento avendo un progetto di convivenza con Eleonora. Alla fine Antonio aveva consegnato le chiavi anche in anticipo, tra la metà e la fine di agosto, manifestando l'interesse di voler trovare una casa più vicina all'ospedale, poi capirete il perché. Su Whatsapp Daniele scrive ad Eleonora per avvisarla della situazione e leggendo i messaggi è chiaro che la coppia prende in giro Antonio, facendo in qualche modo intendere agli inquirenti che la convivenza che aveva avuto Daniele non era stata delle migliori. Parlo solo di Daniele perché in quel periodo Eleonora andava a trovare Daniele, a volte stava a dormire da lui ma ancora non convivevano. Questa situazione fa sì che Antonio venga giustamente inserito nella lista degli indagati. Peraltro il 3 luglio Antonio aveva condiviso un post dalla pagina Facebook Universo Psicologia sul concetto di vendetta con tanto di commento, ossia desiderio di vendetta. Un piatto da servire a freddo. È vero che la vendetta non risolve il problema, ma per pochi istanti ti rende soddisfatto. Inizialmente si pensava che, siccome i due ragazzi lo prendevano in giro, magari c'erano stati dei problemi durante il periodo in cui erano stati coinquilini. Però, a seguito di vari controlli, non trovano nulla di strano. O meglio, Antonio, a quanto pare, aveva sempre pagato la sua parte d'affitto e non c'erano stati problemi di nessuna sorta. Però se ricordate, Antonio aveva lasciato in giro dei bigliettini con su scritto nero su bianco il piano per commettere il duplice omicidio. Quindi, arrivati a questo punto delle indagini, vengono consultati dei periti grafologi che paragonano diverse scritture fra i sospettati. E Indovina Indovinello, sorpresa delle sorprese, coincide proprio la scrittura di Antonio. A questo punto gli inquirenti lo vanno ad arrestare. Ma fermiamoci un attimo: chi è Antonio? Ebbene, Antonio De Marco ha 21 anni, è originario di Casarano, che è un paesello in provincia di Lecce. Antonio si trasferisce a Lecce per studiare scienze infermieristiche e al momento sta facendo il tirocinio all'ospedale Vito Fazzi di Lecce. È un ragazzo molto studioso, molto organizzato e scrupoloso. Antonio è un ragazzo molto introverso, fatica tanto a fare amicizia. Inoltre fatica anche parecchio ad avere una relazione con una ragazza. E quando lo ammanettano, chiede con una leggera risatina: Da quanto tempo mi stavate pedinando? Anche in questo caso vediamo quanto Antonio reagisca in modo strano dinanzi a questa situazione. Mentre lo portano via, si fa una risata anche mentre guarda i suoi colleghi. Insomma, questa sembra la reazione di uno psicopatico che non prova empatia. I pochi amici o conoscenti che ha sostengono che rispondesse sempre a monosillabi. Era un ragazzo di poche parole. Per carità, partecipava a delle feste. Non era un ragazzo che stava chiuso in casa, isolato. Vorrei sottolineare questo aspetto. Il punto è che quando partecipava a queste feste, in pratica non faceva nulla. Cioè, non chiacchierava, non faceva amicizia, non ballava, ma non faceva assolutamente nulla. Come già vi ho detto, è originario di Casarano e ovviamente gli inquirenti vanno lì per interrogare gli abitanti col fine di chiedere se per caso lo conoscessero. E praticamente tutti rispondono: no, io non ho idea di chi sia questo Antonio. Diciamo che questa ennesima prova porta le persone a pensare che effettivamente, se nessuno lo conosceva nel suo paese d'origine, voleva dire che era strano, che non usciva mai di casa e chissà cosa pensava e chissà cosa faceva. Ora, ci sono tante persone che non legano con nessuno nei loro paesi d'origine, ma iniziano a farlo quando cambiano paese per andare a scuola, ad esempio. Insomma, non può essere sempre tutto bianco o tutto nero, ci devono essere delle sfumature. Anche io nel mio paesino non uscivo mai e se uscivo mi guardavano come se vedessero una bestia rara perché non mi vedevano mai abitualmente. Questo non vuol dire che avessi istinti omicidi verso qualcuno. Gli inquirenti in questo momento descrivono Antonio con queste parole. Ha un'indole particolarmente violenta, insensibile ad ogni richiamo umanitario, nonostante le ripetute invocazioni a fermarsi urlate dalle vittime. L'indagato proseguiva nell'azione meticolosamente programmata, inseguendole per strada, raggiungendole all'esterno, senza mai fermarsi. Antonio ha un quadro di personalità narcisistico covert. E come si comporta il narcisista covert? Confeziona le cose in modo che il narcisista possa credere che sia lui ad avere il totale controllo. A causa di questa visione insicura, tutta basata sul giudizio costante, il narcisista non può far altro che deprimersi e sottostimarsi, quasi sempre nelle situazioni sulle quali non può avere controllo. Il narcisista covert... Prova un vuoto dentro di sé, sente che manca qualcosa dentro di lui, quindi ricerca in modo massiccio l'approvazione degli altri, soffrendo per le critiche ricevute. Critiche che ai suoi occhi lo indeboliscono. Gli inquirenti scoprono anche che Antonio i giorni successivi al duplice omicidio era tranquillissimo, le persone che sono state con lui lo hanno visto come sempre. L'unica sua preoccupazione era al limite quella di essere preso, ma il duplice omicidio non l'aveva affatto scosso. Infatti, quando c'erano stati i funerali di Eleonora e Daniele, Antonio era andato ad una festa di compleanno con i suoi colleghi. Per carità, si era comportato sicuramente come al solito, ossia facendo il soprammobile, ma di certo non era scioccato o traumatizzato per quello che aveva commesso. Ebbene, sappiate che Antonio fa tanto il grandioso, sorride quando lo arrestano, fa le risatine, ma quando devono interrogarlo lui nega. Gli inquirenti quindi si trovano costretti a cercare altre prove oltre alla sua testimonianza totalmente inutile. E indovinate cosa trovano? Davvero tenetevi forte. Trovano una confessione scritta nel computer di Antonio. Io non so che dire, comunque. Peraltro questa confessione, Antonio, l'ha scritta la sera stessa dell'omicidio, quindi la sera di lunedì 21 settembre 2020. Ora vi leggo immediatamente la sua confessione. Fino a qualche tempo fa non avrei mai pensato di essere in grado di fare una cosa del genere. Purtroppo è successo e non si può tornare indietro. A questo punto Antonio non può più mentire gli inquirenti gli piazzano sotto al naso ciò che ha scritto sul suo computer e quindi il ragazzo dice queste parole Ho fatto una cavolata so di aver sbagliato, li ho uccisi perché erano troppo felici e per questo mi è montata la rabbia. Sono entrato con le chiavi di casa che avevo conservato, non le ho conservate per un motivo in particolare, ma potevano essere utili. Questo vuol dire che è vero, lui aveva riconsegnato le chiavi, ma prima di riconsegnarle a Daniele aveva fatto una copia da un ferramenta. E qui io vi voglio dare un consiglio, e ve lo butto lì, se per caso vivete in una situazione in cui affittate la casa o magari affittate una stanza a qualcuno che poi se ne va, vi prego, cambiate le serrature. Perché non ci vuole niente a fare una copia di una chiave di casa da un ferramenta. In pratica fai così e hai la chiave. Quindi fate attenzione, vi prego. Andiamo avanti. Il ragazzo dice: Volevo farli a pezzi e bollirli, volevo farli sparire. Erano felici, dovevo ucciderli. Mentre è in carcere, Antonio ha diversi incontri anche con degli psichiatri, e da questi incontri emergono i reali pensieri del ragazzo. Ebbene, lui aveva pensieri di morte anche mentre lavorava in ospedale. Infatti aveva già pensato di compiere un gesto eclatante. Ovviamente erano pensieri, quindi non lo sa neanche lui quale sarebbe dovuto essere questo gesto eclatante, ma non riesco a non pensare che Antonio sarebbe potuto diventare un angelo della morte. L'angelo della morte, detto anche... Angelo della misericordia è un termine utilizzato in criminologia per indicare una categoria di serial atipici piuttosto rara che agiscono nell'ambito medico e ospedaliero. Quindi non è che Antonio odiasse tantissimo Daniele, no, non è così, piuttosto aveva degli istinti omicidi che alla fine ha canalizzato verso Daniele ed Eleonora. Inoltre emerge che Antonio odiava parecchio anche se stesso. Parla di autolesionismo, spiega che spesso faceva del male a se stesso. La verità è che Antonio non ha ucciso Eleonora e Daniele perché erano troppo felici, ma perché lui era troppo infelice. E la felicità Antonio l'avrebbe trovata solo nel potere che poteva esercitare sugli altri. Per lui avere potere significava essere un ragazzo più aperto, avere fascino, essere un ragazzo apprezzato dalle ragazze. Chiaramente Antonio questo potere non era riuscito mai ad ottenerlo, davvero, quindi si era canito su delle vittime. Vittime, a mio avviso, piuttosto casuali e forse fin troppo facili da raggiungere, visto che era entrato in casa senza alcun problema perché possedeva le chiavi. Antonio a questo punto dice, sarà stato dettato dalle crisi che ho avuto quel giorno e mi sono deciso a farlo. Alle volte riuscivo a fermare i miei pensieri, sia quelli autolesionistici che quelli magari rivolti ad altri. Quel giorno no. A volte venivo assalito da crisi di rabbia, c'erano dei momenti in cui desideravo farmi del male. Non so esattamente il motivo. Inoltre, Antonio spiega che aveva avuto anche idee suicide, o meglio, aveva provato a recuperare dello Xanax dall'ospedale perché voleva realmente tentare il suicidio. C'è da sottolineare che non aveva mai fatto nulla di tutto ciò, questi erano solo pensieri. A questo punto dobbiamo proprio dirlo. A quanto pare per Antonio non c'è nessun evento degno di nota nell'infanzia e nell'adolescenza se non degli interventi ortopedici alla schiena. Ottiene risultati discreti a scuola, ho cercato a lungo se fosse stato vittima di bullismo, ma non ho trovato alcuna fonte che ne parlasse. Poi ecco che avviene il trasferimento da Casarano a Lecce per frequentare la facoltà di scienze infermieristiche. A 21 anni Antonio Giovanni De Marco, quando da anonimo studente che trascorre gran parte del tempo libero nella sua stanza a leggere soprattutto manga, finisce sulle pagine più nere della cronaca come l'assassino della giovane coppia di fidanzati Eleonora Manta e Daniele De Santis. È taciturno sia nella sua vita ordinaria che in quella da detenuto, rendendo complicato con i suoi silenzi il compito degli inquirenti di delineare il movente quello dei medici di accertare la capacità di intendere e di volere. Antonio affida spesso i suoi pensieri alle pagine di un diario o a fogli sparsi, come abbiamo già ampiamente visto. Tra gli scritti considerati più eloquenti ci sono questi. Non sarò totalmente solo, devo imparare a diventare amico dell'oscurità, non devo più avere paura del buio. L'oscurità è mia amica, il buio è mio amico, l'oscurità è l'unica cosa che non mi abbandonerà mai. Io non ho fatto nulla di male per meritarmi questa sofferenza ed è per questa ragione che non l'accetto. Così come questa sofferenza non è accettata da me, non sarà accettata neanche dagli altri perché ho intenzione di farli soffrire come sto soffrendo io. Qualcuno deve pagare per ciò che mi succede, non importa chi. Questo pensiero Andrea lo scrive prima della mattanza. A gennaio, dopo aver saputo che la ragazza alla quale era interessato lo vedeva solo come un amico, Annota queste altre parole. Ora ho una rabbia spaventosa. Ho deciso che se entro la fine di quest'anno non avrò una ragazza, ucciderò una persona. Risale al primo marzo invece la lista di oggetti utili alla realizzazione dell'omicidio. Quindi Antonio aveva fatto questa lista per comprare questi oggetti: lenzuolo, mascherina, guanti, camice, corde, fascette da elettricista, copriscarpe, nastro, anche quello biadesivo. Ma è il 7 agosto che Antonio De Marco sceglie che avrebbe dovuto pagare per la sua sofferenza, scrivendo di questa casa ho già le chiavi, chiaramente si sta riferendo alla casa di Daniele ed Eleonora. E dunque potrò andare ad uccidere Daniele. Mi piacerebbe una donna per prima, ma penso che così sia una buona base di partenza. Ogni giorno che passa sento che divento sempre meno umano, ma che ci posso fare? Non è colpa mia se nessuno mi ama. Nella nota del diario del 21 agosto 2020, infine, scrive la decisione. Mercoledì sono stato malissimo, veramente male, mai stato così male finora. Ho pregato la Madonna in ginocchio affinché facesse finire tutto quel dolore, ma non è successo. Non so cosa fare, mi sento morire. Ma perché non sono amato da nessuna? Ma faccio veramente così schifo? Io voglio stare bene. Ho deciso che ucciderò Daniele. Se Dio, se il destino, se il caso non vuole che Daniele e altre persone muoiano, allora deve farmi incontrare una ragazza che voglia stare con me. Altrimenti non mi fermerò mai e ucciderò sempre più persone. Ho deciso di intraprendere una vendetta. Una vendetta contro Dio, il mondo e la mia vita. La vita che odio così tanto. Ragazzi, questa persona non aveva alcun interesse a colpire effettivamente Daniele e Eleonora. No, ha scelto a caso. E questa è la cosa che fa ancora più rabbia, a mio avviso. Ha scelto proprio a caso. Volevo uccidere qualcuno. Punto. Ma andiamo avanti. Dopo l'arresto il 28 ottobre 2020 vengono ritrovati nel cestino della sua cella degli appunti scritti a mano. Di nuovo. A questo punto possiamo asserire senza problemi che Antonio, in pratica, dai suoi errori non ha imparato una cippa. Ma zero proprio. In quanto in questi biglietti Antonio ha detto chiaramente di essere un mostro assassino, ma ve lo leggo immediatamente. Questo omicidio poi è la cosa che più mi spezza. Una parte di me prova a dispiacere, ma solo quello, eh. Un'altra parte è contenta. Sì, è felice di aver dato 60 coltellate. E poi c'è un'altra parte che avrebbe voluto fare una strage come se fosse stata una partita a GTA. Certe volte sento di essere un vero e proprio mostro e la cosa peggiore è che sento che da una parte di me mi piace quest'idea. Io ho ucciso Daniele e Eleonora perché volevo vendicarmi. Perché la mia vita doveva essere così triste e quella degli altri così allegra? La cosa peggiore è che sento che se fossi all'esterno il mio impulso di uccidere sarebbe ritornato. Sarei scoppiato a piangere, mi sarei arrabbiato, avrei fantasticato su come uccidere qualcuno e poi sarei andato. Attenzione all'Eurospin a comprare patatine e schifezze varie. Ragazzi, come si fa a prendere sul serio una cosa del genere? Cioè, prima dici volevo fare una strage e manco fossimo in GTA e poi sarei andato a comprare le patatine e le schifezze da Eurospin? È facile uccidere per me. Magari non lo è stato da un punto di vista logistico, ma da un punto di vista emotivo è facile. Ma se uccidere non mi ha fatto ottenere nulla, allora probabilmente sentirei l'impulso di farlo ancora. In pratica Antonio ha preso la lanternina ed era lì alla ricerca della porta ergastolo per entrarci dentro e non uscirci più. Ma non è finita qui, quindi andiamo avanti. Antonio scrive. L'altro giorno è successa una cosa strana. Mentre leggevo Cime tempestose, ho ricordato quella sera, la sera dell'omicidio. Ma non come faccio sempre, è stato molto più forte e per la prima volta ho provato un vero dispiacere per quello che ho fatto forse ero addirittura vicino a piangere però se ci penso adesso non sento le stesse cose non sento niente ma forse mi sto avvicinando al pentimento il 7 luglio 2022 antonio de marco viene considerato lucido nel momento del delitto per lui finito in carcere una settimana dopo il massacro arriva la sentenza ergastolo si è pronunciata così la Corte d'Assise di Lecce composta dal presidente Pietro Baffa, dalla collega Maria Francesca Mariano e dai giudici popolari, in linea alla richiesta formulata dal Pubblico Ministero Maria Consolata Moschettini, che aveva coordinato le indagini. Il pesante verdetto è risuonato forte nell'aula bunker del penitenziario di Borgo San Nicola, tra le lacrime e la commozione di familiari e amici delle vittime. Ma Nessuna condanna potrà alleviare il dolore di chi li amava. Ci sembra di vivere un incubo, ma purtroppo non ci svegliamo mai, è un martellamento continuo nel cervello e c'è solo da impazzire, riferisce durante la sua deposizione una delle sorelle di Daniele. A pesare dunque è stata la perizia svolta su incarico del Tribunale da Andrea Balbi, psichiatra e psicoterapeuta, professore presso la Sapienza di Roma e da Massimo Marra, neurologo e criminologo clinico in servizio presso l'Ospedale Francesco Ferrari di Casarano, che escludono categoricamente autismo o psicosi sostenendo la diagnosi di disturbo narcisistico di personalità sotto tipo covert. A conclusioni opposte erano invece giunti i consulenti della difesa, ossia Elio Serra, Felice Francesco Caraballese e Michela Bruno, per i quali invece il quadro psicopatologico dell'imputato è composito, grave e complesso, probabilmente non ancora del tutto strutturatosi e rimanda alla dimensione psicotica, prima di tutto, e autistica, di poi, dalla psicopatologia. Per i professionisti, insomma, la consulenza svolta dai colleghi è lacunosa al punto che i legali di Antonio De Marco, Andrea Sarace e Giovanni Bellissario, avevano chiesto alla Corte una perizia ex novo. Ma la loro proposta avanzata per ben due volte nel processo non è mai stata accolta, così come sono state respinte sia le richieste del riconoscimento in subordine alla non imputabilità del vizio parziale di mente, che quelle relative alle aggravanti, ossia premeditazione, crudeltà e futili motivi che hanno determinato il massimo della pena e l'impossibilità per il 23enne di accedere al rito abbreviato negato per i delitti punibili con l'ergastolo per ottenere lo sconto di un terzo della pena. Questa riduzione sarebbe stata applicata al momento della sentenza solo in caso di mancato riconoscimento di quelle aggravanti. Avendo comunque i legali avanzato istanza di giudizio alternativo sia subito dopo il decreto di giudizio immediato, che in apertura del dibattimento. È sullo stato di salute mentale dell'assassino che si è quindi discusso il processo, non essendoci mai stati dubbi sulla sua responsabilità. E la confessione era arrivata subito dopo il fermo. Per i suoi avvocati, che hanno già annunciato il ricorso in appello, Antonio Di Marco è un ragazzo che va curato. In lui non c'è pentimento, non c'è compassione. L'ergastolo per lui non avrà una funzione rieducativa perché non è consapevole neppure del peso di una condanna simile. La soluzione ottimale sarebbe stata quella del ricovero in una residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza. Io ho finito di parlare in questo video, fatemi sapere cosa ne pensate di questo caso, ma soprattutto fatemi sapere cosa ne pensate della condanna di Antonio. Sappiate che siamo solo al primo grado, quindi c'è ancora l'appello. E in caso la Cassazione. Di conseguenza, questo ergastolo può davvero essere rivisto. Insomma, è capitato molte volte, e probabilmente ricapiterà. Ma secondo voi è giusto l'ergastolo? Oppure sarebbe effettivamente stato più utile ricoverarlo in una residenza? Fatemi sapere quello che volete qui sotto nei commenti. Io spero che questo video possa essere stato di vostro interesse. Nel frattempo, vi mando un bacione. Noi ci vediamo prestissimo al prossimo video. Mi raccomando, fate i bravi. Continuate a mangiare le verdure che continuano a far bene, ma soprattutto prendetevi cura di voi e fate ciò che vi rende felici. Basta che non facciate nulla di criminale. Ciao a tutti!